Benvenuti, ben arrivati. Entriamo quindi nella seconda serata dedicata al grande romanzo di Conrad, Cuor di Tenebra. C'è qualcuno tra voi che non ha idea di che cosa sia Cuor di Tenebra? Magari l'altra volta non c'era e non ha letto il romanzo, così capisco se bisogna fare una puntata precedente. Eccoli qua, già speravo che... No, va bene. Allora, quello che leggiamo questa sera sono tre passaggi. Il primo è il racconto della morte di Kurz. Il secondo è un passaggio relativo alla fisionomia di Kurz come l'uomo della voce, ciò che colpisce di Kurz è innanzitutto la sua voce. Il terzo, su cui probabilmente non avremo tempo di sostare, è invece l'immagine di Kurz come uomo notevole. Continuamente nel romanzo si dice Kurz è un uomo notevole e non si capisce mai perché è notevole. Allora, se abbiamo qualche minuto, ci stiamo un po' su. È con noi anche questa sera Luca Moscatelli, mio amico biblista laico, con figlie, quindi qualcuno mi ha chiesto, ma un prete quello lì, non parla come un prete? No, non è un prete, è sano, quindi è uno che ha studiato la Bibbia e la conosce, anche se non è un prete. E Alessandro Castellucci che legge per noi i brani. Allora, giusto per collocarsi, Marlowe, l'io narrante, sta raccontando e racconta per tutto il romanzo è il suo lungo racconto, sta raccontando ad alcuni compagni su una barca lì alle foci del Tamigi. Stanno aspettando che il riflusso di marea consenta l'ingresso nell'oceano e quindi, mentre cala la sera e scende la notte, Marlowe mette a parte i suoi compagni della sua lunga vicenda, la lunga vicenda della ricerca di questo Kurz, questo emissario di una compagnia europea che ha stabilito un suo impero economico autocentrato sostanzialmente nel cuore del Congo, che però non viene mai citato, e quindi il compito di Marlo è stato quello di andare a recuperare col suo battellino sgangherato e risalendo il grande fiume, arrivare fino al cuore di tenebra della giungla, recuperare Kurz, che ormai è malato, quasi moribondo, e contro la volontà di Kurz portarlo via per riportarlo in Europa. Siamo quindi lungo il viaggio di ritorno, questo grosso scarafaggio che è il battello sta scendendo le acque del fiume e Kurz a questo punto morirà lungo il percorso. Sentiamo il passaggio relativo alla morte di Kurz. Kurz concionava, che voce! Che voce! Risuonò profonda sino all'ultimo. Sopravvisse alle sue forze per nascondere nelle pieghe sontuose dell'eloquenza la tenebra sterile del cuore. E lottava, oh se lottava, le lande del suo cervello stanco erano abitate da immagini fantasmatiche, immagini di ricchezza e di fama, che ruotavano ossequiose intorno al suo talento inestinguibile per l'espressione nobile ed elevata. La mia promessa sposa, la mia stazione, la mia carriera, tali erano gli argomenti di queste occasionali manifestazioni di sentimenti eletti. L'ombra del Kurz di un tempo frequentava il capezzale del vuoto ciarlatano, destinato a sepoltura imminente nel terriccio della terra primordiale. Ma l'amore demoniaco e l'odio irrazionale dei misteri che aveva penetrato si stavano battendo per impadronirsi di quell'anima sazia di emozioni primitive, avida di fama menzognera, di distinzione fasulla, di tutte le apparenze del successo e del potere. A volte era spregevolmente infantile. Desiderava vedere dei re ad aspettarlo nelle stazioni ferroviarie, al suo ritorno da qualche luogo imprecisato e terrificante, dove contava di compiere grandi imprese. Mostra loro che hai in te qualcosa di veramente redditizio e non ci saranno più limiti al riconoscimento delle tue capacità, diceva. Naturalmente bisogna avere dei motivi,
dei motivi giusti, sempre. I lunghi tratti che erano come un unico e medesimo tratto, le ansie monotone che erano sempre esattamente uguali, scivolavano via dal battello, con gli innumerevoli alberi secolari che seguivano con occhi pazienti questo sudicio frammento di un altro mondo, preannuncio del cambiamento, della conquista, del commercio, dei massacri, delle benedizioni. Io guardavo avanti, pilotando. «Chiuda l'imposta!» disse un giorno Kurz all'improvviso. «Non sopporto di guardarla!» Obbedì. Ci fu una pausa. «Ma ci riuscirò a strapparti il cuore!» gridò alla foresta invisibile. Ci capitò una avaria, come avevo previsto, e ci toccò di fermarci per le riparazioni sulla punta di un'isola. Questo indugio fu la prima cosa che scosse la fiducia in sé di Kurz. Una mattina mi diede un pacchetto di carte e una fotografia, il tutto legato assieme con un laccio da scarpe. «Lo tenga per me», disse. «Quel malefico imbecille», alludendo al direttore, «è capace di frugare nelle mie casse quando non guardo». Lo rividi nel pomeriggio. Stava sdraiato sulla schiena, con gli occhi chiusi, e mi ritirai senza far rumore, ma lo udii borbottare. «Vivere retti, morire, morire». Restai ad ascoltare. Non aggiunse altro. Stava provando un discorso nel sonno o era un frammento di un articolo di giornale? Aveva già scritto per i giornali e intendeva farlo ancora. «Per sostenere le mie idee è un dovere». La sua era una tenebra impenetrabile. Lo guardavo come voi potreste osservare un uomo che giace in fondo a un precipizio dove non brilla mai il sole. Ma non avevo molto tempo da dedicargli, perché dovevo aiutare il motorista a smontare i cilindri che perdevano, a raddrizzare un'asta di collegamento piegata e a compiere altri lavori del genere. Vivevo in un caos infernale di ruggine, limatura, viti, bulloni, chiavi inglesi, martelli, trapani a cricco, cose che aborro, perché con loro non vado d'accordo. Mi occupavo della piccola forgia che per fortuna avevamo a bordo. Sgobbavo faticosamente in una squallida pila di rottami, finché non tremavo troppo per reggermi in piedi. Una sera, entrando con una candela, sussultai al sentirgli dire, con voce un po' tremula, «Me ne sto sdraiato qui al buio, ad aspettare la morte». La luce era a meno di 30 centimetri dai suoi occhi. Mi costrinsi a mormorare, «Ah, sciocchezze!» e restai sopra di lui, come pietrificato. Non avevo mai visto niente di paragonabile al cambiamento che si verificò nei suoi lineamenti e spero di non vederlo mai più. No, non ero commosso, ero affascinato, come se fosse stato strappato un velo. Scorgevo su quel viso d'avorio l'espressione di un orgoglio tenebroso, di un potere spietato, di un terrore vile, di un'intensa e avvilita disperazione. Stava rivivendo la propria vita in ogni suo particolare, di desiderio, di tentazione e di resa, in quel momento supremo di conoscenza totale. Gridò in un sussurro a qualche immagine, a qualche visione. Gridò due volte. Un grido che non era più di un respiro. «L'orrore! L'orrore!» Spensi con un soffio la candela e uscii dalla timoneria. I pellegrini stavano cenando in mensa e presi il mio solito posto di fronte al direttore, il quale alzò gli occhi rivolgendomi uno sguardo interrogativo che riuscii a ignorare. S'appoggiò indietro, sereno, con quel sorriso particolare che suggellava gli abissi inespressi della sua grettezza. Una pioggia ininterrotta di moscerini si riversava sulla lampada, sulla tovaglia, sulle mani e le facce di tutti noi. D'un tratto,
Il ragazzo del direttore mostrò la sua insolente testa nera sulla porta e disse in tono di feroce disprezzo: «Signor Kurz, lui morto». L'ombra del Kurz di un tempo frequentava il capezzale del vuoto ciarlatano destinato a sepoltura imminente nel terriccio della terra primordiale, ma l'amore demoniaco e l'odio irrazionale dei misteri che aveva penetrato si stavano battendo per impadronirsi di quell'anima. Qualche domenica fa, in predica, abbiamo già sostato su questa immagine, no? Quando tutto crolla, emerge la verità. Quando nella vita di un uomo tutto crolla, emerge la verità dal fondo di lui, la verità che custodisce, la verità che lo abita. Quando una civiltà crolla, emerge la parte più profonda di lei, la sua verità. Viene fuori la realtà nascosta, è come un terremoto che scuote e fa crollare tutto ed emerge quello che resiste. È l'immagine che Gesù usa, e non solo Gesù, nelle pagine apocalittiche dei Vangeli. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Dice: quando tutto crolla, il cielo si arrotola come un volume intorno al suo centro, quando la terra si scuote nella polvere, quando perfino il Tempio di Gerusalemme diventa polvere, si sbriciola, allora emerge la verità nascosta. Il Figlio dell'uomo viene dal cielo, dice lui. Noi oggi forse siamo più calibrati sull'immagine di ciò che emerge dal profondo, dopo Nietzsche, dopo Freud, dopo questi, dopo Dostoevsky, emerge la verità che porto in cuore. Emergono le immagini che mi hanno abituato a lungo, emergono le parole più profonde. E così ci ricolleghiamo a Fahrenheit, no? Che abbiamo letto qualche mese fa. Cosa succede alla fine del romanzo? Quando Montag, o Montag, che dir si voglia, il protagonista che per tutto il romanzo ha fatto i conti con la densità delle parole, in un tempo in cui appunto i libri si bruciano perché sono pericolosi, perché contengono parole, le parole destano le coscienze e il governo, il potere vuole ottundere le coscienze. E Montag, il vigile del fuoco che clandestinamente legge alcune di queste pagine e senza accorgersene comincia a nutrirsene, ne rimane in qualche modo gravido, così che alla fine del romanzo, quando la città sullo sfondo salta in aria allo scoppio di questa guerra atomica e si sbriciola in una polvere bianca, e quindi c'è da ricominciare da zero, c'è una comunità che deve tornare a muovere i suoi primi passi, Montag e gli altri clandestini che si sono nutriti di parole e di letteratura capiscono che il loro compito sarà di mettere al mondo le parole di cui vivono. Quando tutto crolla, emerge la verità, e Montag scopre in quel momento di essere abitato da parole che non conosceva. È bella l'immagine, eh? E allora sente queste parole che gli cuociono dentro, dice, a fuoco lento, come un pane che si sta cuocendo, come un nutrimento che si prepara da offrire alla nuova comunità che nascerà. C'è bisogno di parole nutrienti perché sorga una comunità quando tutto crolla, ma quelle parole sono nutrienti se ti abitano dentro. E quindi lui scopre dentro di sé la pagina di Coelet, c'è un tempo per demolire, un tempo per costruire, e la pagina di Apocalisse che parla dell'albero della vita
che guarisce con le sue foglie le nazioni, l'immagine di parole che emergono dal fondo di lui quando tutto crolla e che potrà rimettere in circolo perché la comunità torni a respirare. Io so di averlo già raccontato, ma lo riracconto perché è una delle esperienze più dense che ho fatto della vita. Io ho scoperto la verità di questa cosa, che quando tutto crolla emerge ciò che uno porta nel fondo del cuore. Quando ho accompagnato mia mamma e mio papà a morire, no? Soprattutto l'esperienza della morte della mamma mi ha aperto gli occhi su questo, perché nella notte della sua agonia, la penultima della sua vita ma l'ultima da cosciente, io credo che abbia proprio vissuto questo, il confronto con le immagini che l'hanno abitata dentro per una vita e che sulla soglia decisiva dell'esistenza vengono fuori e ci devi fare i conti. Quindi mi rivedo lì in ospedale con lei che, alternando i momenti di lucidità ad altri di allucinazioni, probabilmente dice a un certo punto: cosa ci fa questo cane nero sul mio bel prato verde? Veramente aveva parlato di una parte anatomica del cane nero che poggia, no, le sue chiappe sul mio bel prato verde. Quella è l'immagine dell'oscurità che ha abitato il cuore di mia mamma per una vita e che in quel momento emerge perché sulla soglia devi farci i conti. Quello è stato il suo orto degli ulivi, il Getsemani. E il giorno dopo, invece, la grande pace, perché quando attraversi poi il deserto trovi l'oasi, dice anche il Piccolo Principe, no? E quindi grande pace, la consapevolezza di andare incontro alla morte, il desiderio, la curiosità di consegnarsi all'esperienza del morire, le parole di preghiera, le parole di gratitudine. Ringrazia tutti, Paolo. Al mio funerale parla della gioia, solo della gioia. Ringrazia tutti per avermi insegnato le tante modalità dell'amore. Nell'esperienza di accompagnare la mamma io ho trovato conferma del fatto che sulla soglia noi facciamo i conti con ciò che ci ha abitato nel profondo. Le ultimissime ore chiamava sua mamma, con cui non aveva avuto un rapporto facile, la sentiva vicina. Quando poi ha riaperto gli occhi le dico: mami, senti la nonna vicina? Dice: sì. Ti sei accorta che la stavi chiamando per nome? Sì. Che cosa vive Gesù, secondo il racconto dei Vangeli, nelle ore decisive del suo passaggio? E soprattutto Luca, che è attento a questo. Vive il confronto con il cane nero sul prato verde, vive l'incontro con il nemico, con il tentatore, che gli dice: scappa, vai, ma cosa fai, stai qui? Anche ai piedi della croce, no? Scendi, ma cosa stai su? Scendi, imponiti, fai qualcosa di straordinario, conquista le coscienze di chi c'hai qui davanti, scendi dalla croce, ti vengono tutti dietro, no? L'ha sempre tentato così, no? È stato un continuo fin dall'inizio. Se sei figlio di Dio, fai qualcosa di straordinario, no? Imponiti con le tue opere significative, interessanti, cattura lo sguardo, fai tutto in una volta. E d'altra parte Gesù vive il rapporto con l'angelo consolatore, no? Dice Luca, che gli si avvicina dal cielo e lo rende forte. Sono i due poli della vita di ognuno di noi: la luce e le tenebre, il fuoco e l'acqua, la vita e la morte, l'amore e il terrore. Gesù fa i conti con le parole che lo hanno abitato e le restituisce al mondo. La preghiera al Padre, le parole di perdono per i carnefici. Quando tutto crolla, emerge la profondità di ognuno. Quali saranno le parole che emergeranno?
dal fondo di ognuno di noi. Non possiamo saperlo, ma possiamo immaginarlo. Possiamo chiedere, possiamo lavorarci. Possiamo lavorarci. È l'importanza di nutrirci di immagini buone, nutrienti, di parole di vita. È una buona domanda, no? In questo momento della mia vita, quali sono le parole profonde che mi abitano? Sono parole di benedizione, sono parole di maledizione, sono parole di odio, sono parole di speranza, immagini di guerra, immagini di pace. Che cos'è che mi abita nel cuore? Queste sono domande che nella tradizione cristiana formano il discernimento. E quindi sulla croce, sul Calvario e poi nell'Orto degli Ulivi e poi sul Calvario, noi assistiamo a una rivelazione. Noi vediamo in profondità ciò che ha abitato Gesù per tutta la sua vita. Allora vi propongo questa sera di rileggere la morte di Kurz, come ci è raccontata da Conrad, attraverso un altro capolavoro, che è la morte di Ivan Ilich Tolstoi, questo racconto di un'ottantina di pagine che accompagna la vicenda di Ivan Ilich, questo magistrato russo che al culmine, cioè nel pieno della sua carriera, in cui ha cercato in tanti modi, sta cercando in tanti modi una scalata sociale, si è sposato, un matrimonio non particolarmente felice ma che gli torna utile, cerca continuamente lo sguardo di approvazione dei superiori. A un certo punto, quando è giovane, 45 anni, una roba così, per un banalissimo incidente domestico, sta sistemando le tende in casa, cade, picchia un fianco. E quello che all'inizio è un dolore al fianco e che non viene compreso, ben diagnosticato dai medici, lo porterà poi a morire. E quindi il racconto di Tolstoi è, nella straordinaria capacità intuitiva e descrittiva di Tolstoi, ci dà la possibilità di accompagnare Ivan nella sua graduale consapevolezza di andare verso la morte, i sentimenti che vive, la rabbia, il rancore profondo nei confronti di una moglie che non ha amato o da cui non si è sentito amato, il rapporto difficile con i figli, il sentirsi abbandonato da amici di plastica che quando c'è bisogno di loro non ci sono e così via. Non ho potuto riportare tutta la lunga pagina conclusiva perché era troppo lunga, ma bisogna andare a leggerla e quindi quegli odiosi tre puntini lì in mezzo sono il segno di un taglio che ho dovuto fare, ma ci entriamo. Da quell'istante era cominciato quel grido, che per tre giorni non si era interrotto, così tremendo che a due porte di distanza non era possibile udirlo senza provare orrore. Oh, oh, gridava su diverse intonazioni. Aveva cominciato a gridare «Non voglio!» e aveva continuato a gridare la lettera «Oh!» per tutti e tre i giorni, nel corso dei quali per lui non esistette il tempo. Ivan Ilich si agitò in quel sacco nero nel quale lo infilava quell'invisibile e irresistibile forza. Si dibatteva. Come si dibatte tra le mani del boia il condannato a morte, sapendo che per lui non c'è salvezza. E di minuto in minuto sentiva che, a dispetto di tutti gli sforzi della lotta, si avvicinava sempre più a quel punto che gli faceva tanto orrore. Sentiva che il suo tormento era anche nel fatto di venir risucchiato in quel buco nero e più ancora di non poterci penetrare. Gli impediva di penetrarci il pensiero che la sua vita fosse stata buona. Questa giustificazione della propria vita lo tratteneva e non lo lasciava andare avanti, e più di ogni altra cosa lo tormentava. E improvvisamente una qualche forza lo colpì in petto, sul fianco, gli soffocò ancora più violentemente il respiro, egli sprofondò nel buco e laggiù, alla fine del buco, si illuminò qualcosa. Gli accadde quello
che capita in un vagone sulla ferrovia quando pensi che stai andando avanti e invece vai indietro. E all'improvviso ti rendi conto della direzione in cui stai andando veramente. Sì. Tutto è stato come non avrebbe dovuto essere. Si disse, ma non importa. Si può fare come dovrebbe essere. Sì, ma come dovrebbe essere? Si domandò. E improvvisamente tacque. Questo avvenne alla fine del terzo giorno, un'ora prima della sua morte. E poi il racconto continua descrivendo l'agitarsi convulso nel dolore fisico di Ivan, che a un certo punto, sbracciandosi, sente che la sua mano incontra la testa di qualcuno, è suo figlio, con cui ha avuto un rapporto difficile. Il figlio prende la mano del padre, se la tiene sulla testa, poi la bacia, scoppia in lacrime, e allora qualcosa si smuove dal fondo di Ivan, che vede emergere dal fondo di lui il desiderio di perdono, di chiedere perdono, di dare perdono, di incontrare il figlio, la moglie soprattutto, nel perdono. Cerca di chiedere perdono, non ce la fa, viene frainteso, ma non importa, perché qualcosa comunque si è smosso. E all'improvviso gli fu chiaro che quello che lo affliggeva, il dolore, e che non usciva, all'improvviso sarebbe uscito d'un colpo e da due parti, da 10 parti, da tutte le parti. Aveva pietà di loro. Bisognava fare in modo che non provassero sofferenza. Risparmiare loro e risparmiare se stesso da quelle sofferenze. Ma quanto è bene e quanto è facile, pensò. E il dolore? Si domandò. Dov'è andato? Allora, dolore, dove sei? E si mise in ascolto. Ah sì, eccolo. Beh, lasciamo che il dolore sia. E la morte? Dov'è? Cercò la sua solita paura della morte, la paura di un tempo, e non la trovò. Dov'era? Quale morte? Non c'era nessuna paura, perché non c'era nemmeno la morte. Al posto della morte c'era la luce. Allora è così, disse improvvisamente ad alta voce. Gioia! Per lui tutto ciò avvenne in un attimo, e il significato di quell'attimo ormai non poteva più mutare. Per i presenti la sua agonia si protrasse ancora per 2 ore. Nel suo petto gorgogliava qualcosa, il suo corpo emaciato sussultava, poi il gorgoglio e il rantolo si fecero sempre più rari. È finita, disse qualcuno sopra di lui. Egli udì queste parole e le ripeté nella sua anima. È finita la morte, si disse. Non esiste più. Inspirò l'aria dentro di sé. Si fermò a metà del respiro. Si allungò. E morì. Sant'Ignazio dice che la vita di ognuno di noi ha a che fare con un campo di battaglia. Ognuno di noi è un campo di battaglia, il cuore di ognuno, dove si scontrano l'esercito delle tenebre, l'esercito della luce. E tu sei in mezzo, e quando ti schieri con le schiere della luce, le schiere delle tenebre ti fanno guerra, ti vogliono portare dalla loro parte, e viceversa, quando ti schieri con le tenebre, le forze della luce ti vogliono attirare di là. Tu sei al centro, dovrai decidere continuamente nella vita, decidi se stare di qua o di là. Quella che è la dinamica di una vita, nel tempo del passaggio,
nel tempo della soglia si radicalizza e diventa estremo. E il brutto cane nero è l'angelo consolatore. Sia la morte di Kurz che la morte di Ivan sono descritti in termini conflittuali, no? Di lotta, c'è una lotta. L'amore demoniaco e l'odio irrazionale dei misteri che aveva penetrato si stavano battendo nel cuore di Kurz per impadronirsi di quell'anima. Eccole qui le schiere della luce e le schiere delle tenebre. E nella morte di Ivan questa giustificazione della propria vita lo tratteneva e non lo lasciava andare avanti, e più di ogni altra cosa lo tormentava. C'è qualcosa che lo attira e c'è qualcosa che lo respinge, lui si trattiene, questa è la lotta. Che cosa lo attira, che cosa lo chiama? Io la leggo così: Ivan sta facendo i conti con la sua e con la nostra inguaribile inclinazione a doverci presentare al mistero del Signore della vita, al mistero dell'amore, con le mani piene di qualcosa. Abbiamo continuamente, compulsivamente bisogno di doverci accreditare per essere riconosciuti. Guarda come sono stato bravo. Questa giustificazione della propria vita lo tratteneva. Che cosa lo trattiene? Il dire: la mia vita è stata buona, è andata bene, io sono stato bravo. Perché dici così? Perché ho paura di non essere amabile. Questo è quello che ci frega per tutta la vita. E ciò su cui dobbiamo lavorare continuamente, lavoriamo per tutta la vita. L'idea che l'amore non ci può amare e basta. L'amore va ottenuto in qualche modo, va conquistato. Bisogna fare qualcosa per rendersi amabili. Non siamo amabili per il fatto di essere al mondo, siamo amabili se, siamo amabili quando. L'amore ci amerà solo se. Gesù ha preso posizione molto apertamente su questo. Ad esempio nella parabola naturalmente del Padre Misericordioso, no? Luca 15, dove la chiave di lettura fondamentale è che questo figliolo, no? Il figlio minore, prende, va, dice al padre: per me sei come morto, non voglio più sapere niente di te, dammi la mia parte di eredità, un terzo delle ricchezze, va, spende, spande, e quando ha fame si sveglia a se stesso, dice: ma che cacchio sto facendo io? Che qui c'è fame, lontano da casa c'è fame. Adesso torno a casa perché ho fame, non perché sono pentito, non perché voglio chiedere perdono, ma figurati, no, c'ho un buco nello stomaco, voglio riempirlo, io c'ho fame, torno a casa, devo elaborare una strategia, perché non è che posso pensare che torno lì e mio padre mi accoglie, figurati, devo elaborare una strategia, inventarmi una scusa, essere in qualche modo, creare delle condizioni perché in qualche modo gli convenga accettarmi, gli dirò: prendimi come uno dei tuoi garzoni, pagami. A me non interessa il rapporto con lui, a me interessa essere pagato per poter mangiare. Siamo tutti nella condizione di ritenere che dobbiamo fare qualcosa per meritare la vita, l'amore. E Ivan sta facendo i conti ancora una volta con questo. D'altra parte l'ha fatto per tutta la vita, si è sposato per convenienza sociale, ha cercato la scalata mettendosi in buona luce davanti ai superiori, cosa vuoi, ti sei educato così per una vita, sulla soglia avrai a che fare con questo, no? Quando lo racconto ai bimbi uso l'immagine dell'abbraccio, che è sempre efficace, no? Nel tempo della morte, quando moriamo, Dio ci viene incontro nell'unico modo che conosce. Dio è l'amore, Dio è l'abbraccio, non c'è un'altra cosa, è l'abbraccio incondizionato, gratuito, sconfinato, cosa vuoi? Ti viene incontro così, non conosce un altro modo, è l'abbraccio spalancato, è l'oceano di luce, d'amore, di fuoco, è l'unico modo che conosce. Allora ognuno di noi si presenta davanti al Signore della vita così come si è coltivato nella vita. Se uno nella vita si è educato ad essere aperto, ha fatto circolare il bene che ha avuto, l'amore, l'ha fatto fiorire e lui ha sparso i semi d'amore, si presenterà davanti all'amore con le braccia spalancate, chiaro, no? Accoglierà l'abbraccio. Questo si chiama paradiso nella tradizione.
E se uno nella vita si è educato ad essere chiuso, a trattenere, a dire mio, a prendere a sberle quelli che si avvicinano, e compulsivamente si è aggrappato a quello che gli capitava a tiro perché gli sembrava che il suo respiro fosse legato a quella roba lì, quando l'amore gli si avvicina per dirgli vieni, e quell'altro dice no, ma come no? Ma perché no? No, perché per farmi abbracciare devo lasciare andare le robe, queste sono la mia, ma come sono la tua vita? È Kurz, no? Sulla soglia. La mia promessa sposa, la mia stazione, il mio avorio, figlio mio. Questo si chiama inferno nella tradizione, quando davanti all'abbraccio dici no. È chiaro, se nella vita non hai fatto l'esperienza del fatto che tu trovi te stesso solo quando sei avvolto dall'abbraccio, farai fatica ad aprirti. Ma il mistero di Dio è impegnato a solleticarti perché tu ti apra e ti chiama. E quindi passare dal no al sì si chiama purgatorio nella tradizione, guarda un po'. Si chiama aprirsi. L'amore ti vuole aprire. L'amore non può pesare sulla bilancia e dire, oh guarda, che bello, qui il peso è quello delle malefatte, bene, vai via, lontano da me. Questo non è l'amore. Ma com'è che ci è venuta in mente di descriverla così? Com'è? È perché noi non ci crediamo di essere amati, punto. Noi dobbiamo misurare le cose, dobbiamo elaborare strategie per renderci accettabili. E quindi Ivan, caro mio, devi lascia andare la tua volontà di autogiustificazione. Non hai bisogno di dire la mia vita è stata buona, ma buona che? Lo sai che ti sei fatto del male, ti sei chiuso dentro in relazione di plastica. Lasciale andare, apriti, consegnati, ricomincia. Ma sto morendo. Appunto che stai morendo, ricomincia. Qualche esegeta dice che Gesù, quando parla del cammello che deve passare per la cruna del lago, non so quanto sia affondata, dopo lo chiediamo a Luca, ma dice probabilmente da qualche parte a Gerusalemme c'era sta porta piccolina dove il cammello carico di mercanzie non c'entrava. Il cammello per entrare dalla cruna del lago, una porta con questa forma qui, doveva essere scaricato di tutte le mercanzie, allora c'entrava l'immagine di una povertà che passa dalla porta stretta, mentre se ti tieni strette le tue robe, non ci passi. E Ivan deve lasciare andare la sua volontà, la sua pretesa di autogiustificazione, il suo dire, guarda che belle cose che ho fatto. L'immagine del trapezista è quella che ho sentito anni fa, non so più dove. Questo qualcuno che scriveva che in fin dei conti l'esperienza del morire è come quella dei trapezisti, no? Al circo. Ci sono i due trapezisti che vanno e a un certo punto uno dei due là in alto molla il trapezio e si lascia sprofondare nel vuoto. Perché? Come fa? Lo fa per la fiducia del fatto che quell'altro arriva e lo prende. Io posso lasciarmi andare perché so che quell'altro arriva e mi prende. E se sono ricco dei miei movimenti convulsi per stare in aria, per nuotare in aria, quell'altro non potrà prendermi. L'esperienza del morire è l'esperienza del consegnarsi al mistero che mi viene a prendere. Allora, Ivan si confronta con la verità del proprio cuore. Devi lasciare andare quello che hai cercato tutta la vita di essere bravo allo sguardo di qualcuno. E anche Kurz deve confrontarsi con la verità del proprio cuore, perché è questo che succede sulla soglia del morire, no? La verità del proprio cuore, la tenebra, l'orrore, la solitudine. Kurz a un certo punto, mentre se ne sta tornando giù sul fiume, no? Anni prima, se ne sta tornando verso il campo base della compagnia lì in Africa, per lasciarsi alle spalle la giungla, a un certo punto, chissà perché, misteriosamente, gira la sua canoa e se ne torna su e dice Marlowe nel suo racconto, in quel momento gira le spalle alla civiltà occidentale, al mondo europeo e se ne torna alla vastità selvaggia che lo chiama perché ha scelto quello come il suo regno.
la vastità selvaggia, il vuoto. Più volte ci sono dei passaggi nel romanzo dove i personaggi intorno a Kurtz sono descritti come personaggi vuoti. Sentite che bello, lì in fondo a pagina 3 riporto quel passaggio dove si descrive uno degli agenti della compagnia che è pieno soltanto di parole vuote, sta cercando di allisciarsi. Marlowe gli dice delle robacce e Marlowe commenta: lo lasciai continuare quel Mefistofele di carta pesta e mi sembrava che volendo avrei potuto perforarlo con un dito senza trovarci dentro niente se non forse un po' di polvere. È forte, no? Gli uomini di carta pesta, quelli che dice: ma cos'è che c'hai? Ma qual è la tua densità? Ma sei fatto solo di parole, di immagini, di riprese televisive, mentre... ma lascia perdere. O anche di Kurtz. Ho messo lì all'inizio di pagina 4 questo passaggio. Il signor Kurtz mancava di autocontrollo nella gratificazione delle sue molteplici brame. Che qualcosa gli faceva difetto. Una cosa da nulla che nel momento del bisogno risultava irreperibile al di sotto della sua magnifica eloquenza. Quest'uomo è solo parole. Non saprei dire se di questa deficienza egli fosse consapevole, credo lo sia diventato alla fine, ma proprio solo alla fine, sulla soglia, quando emerge la verità e tutto crolla. Quell'immensità selvaggia, però, lo aveva capito fin dal primo istante. La foresta, la giungla, e si era presa su di lui una tremenda vendetta per quella grottesca invasione. Penso che gli abbia sussurrato, sentite che bello, penso che gli abbia sussurrato sul suo conto, sul conto di Kurtz, cose che egli ignorava di se stesso, cose di cui non aveva avuto alcuna idea, fino al momento in cui si era consultato con quell'immensa solitudine. E quel sussurro aveva esercitato su di lui un fascino irresistibile, gli aveva risvegliato dentro echi fragorosi perché egli era vuoto all'interno. Cosa gli ha detto la giungla a Kurtz? Gli ha detto: tu sei vuoto. Tu sei vuoto. Tutto ripiegato su te stesso, sei vuoto. Perché è soltanto la relazione d'amore che ti rende denso, forte, stabile, radicato. Sei vuoto, sei ripiegato sul tuo ombelico, anneghi nel tuo ombelico. Sei frutto, figlio e padre di una continua illusione. D'altra parte Kurtz è diventato quello che ha amato, no? Nel passaggio che abbiamo sentito, cosa dice Marlo? Che il suo volto era un volto d'avorio, ha amato l'avorio. Ognuno di noi diventa ciò che ama. Ognuno diventa ciò che ama. Racconto di Gianni Rodario, la filastrocca, non mi ricordo, no? Quello tanto innamorato delle monete da diventare tondo come la moneta. È così. Quante volte la tradizione profetica satireggia sugli idolatri. Ha messo lì Geremia 2, no? I vostri padri seguirono ciò che è vano, inconsistente, e diventarono essi stessi vanità. Dicono a un pezzo di legno: tu sei mio padre, e così diventano pezzi di legno. E a una pietra: tu mi hai generato, e così diventano sassi. Adesso che Kurtz ha a che fare con un amore personale che lo chiama dal fondo di quell'orrore, che gli pare un orrore, perché Kurtz è abituato al vuoto dell'orrore, ma dal fondo di quell'orrore c'è un amore che lo chiama. Questo è il mistero definitivo della vita di ognuno di noi, l'amore che ci chiama. Questa è la visione cristiana delle cose. L'amore che ci chiama. E Kurtz dice: l'orrore, l'orrore, sì, ma è la maschera ancora. Buttati dentro, come Momo nel cerchio dei signori grigi, ci ritorneremo. Buttati dentro, buttati dentro. La grande sfida è questa. Kurtz troverà dentro di sé, al fondo di sé, sulla soglia, il sentiero dell'affidamento al mistero della vita, dell'amore. Lo troverà. Dipende tutto da questo. Peraltro questo è l'unico senso della preghiera della Chiesa per i defunti.
l'unico senso della preghiera della Chiesa per i defunti, che non è di cercare di convincere Domine Dio ad accogliere nelle sue braccia i suoi figli. L'unico senso della preghiera di suffragio è di aiutare Kurz a buttarsi dentro in quello che lui sente come l'orrore, perché è la maschera iniziale, perché oltre c'è l'amore. È l'unico senso di aiutare la persona che attraversa la soglia della morte a lasciare il suo piccolo trapezio del cavolo per farsi prendere dall'amore che arriva, no? Non c'è un altro senso, altrimenti ancora una volta che immagine di Dio comunichiamo? Coltiviamo dentro di noi e comunichiamo a chi viene dopo di noi. Ancora, l'immagine di un Dio che deve essere convinto ad essere buono, io sono peccatore, abbi pietà di me. E quello dice, figlio mio, ma cosa vuoi che non abbia pietà di te? Ma sono io che ti nutro tutti i giorni. Tu abbi pietà di me, fidati per una volta. Si capisce? Vi ho persi, eh? Sto dicendo le robe più importanti che si possano dire su questo tema, perché qui c'è proprio l'immagine di Dio. Insomma, Kurz ha bisogno di uno sguardo amico, capito? Di uno che lo aiuti a varcare quella soglia lì. Questo mi ha sempre, dopo la morte di papà e mamma, ho capito perché Madre Teresa insisteva così tanto sull'andare a recuperare i morenti per le vie di Calcutta. E mi chiedevo nella mia stupidità, ma perché tutta questa enfasi sull'accompagnare le persone all'ultimo momento? E invece guarda, è proprio questo. Perché uno ha il diritto di morire accompagnato, perché questo lo rende forte nel varcare la soglia. Dopo la attraversa da solo la soglia. Eravamo tutti intorno a mia mamma nel suo letto di casa mentre moriva, no? Ed eravamo tutti impegnati ad accompagnarla, ma consapevoli che sarebbe andata per suo conto. L'amore accompagna, ma poi ognuno varca la soglia. Ma Kurz non ha uno sguardo amico, perché non li ha coltivati nella vita. Che cosa fa soffrire Ivan? Nel racconto di Tolstoi, più volte ritorna su questo tema, quello che fa soffrire Ivan è la menzogna che lo circonda. Lui ha bisogno di poter parlare del fatto che sta morendo. Ma ha attorno gente che non ha il coraggio di sostenere il dialogo con il morente. E tutti gli dicono, ma no che non stai morendo, ma vedrai che adesso se fai il bravo, se prendi le medicine, vedrai che stai meglio. Lui lo sa che sta morendo, gli altri lo sanno che stanno morendo, ma perché non si può dare parola a questa cosa? C'è soltanto Gerasim, il suo servo giovane, con cui, adesso leggiamo questo passaggio, pagina 5, il principale tormento di Ivan Ilich era la menzogna, quella menzogna. Chissà perché, data per vera da tutti, secondo la quale lui era soltanto malato e non stava morendo e che dovesse soltanto stare tranquillo e curarsi, allora tutto sarebbe andato per il meglio. Egli invece sapeva che qualsiasi cosa fosse stata fatta non ne sarebbe venuto fuori nulla, se non sofferenze ancora più tormentose e poi la morte. E lo tormentava questa menzogna, lo tormentava che non volessero riconoscere quello che tutti sapevano e che lui sapeva e mentissero invece con lui sulla sua orribile situazione e volessero costringere lui stesso a prendere parte a questa menzogna, la menzogna, questa menzogna operata su di lui alla vigilia della sua morte. Sentite questo, alla vigilia della sua morte. La menzogna che doveva in qualche modo abbassare il terribile atto solenne della sua morte al livello di tutte le loro visite, le loro tendine, i loro storioni per pranzo. Era orrendamente tormentosa per Ivan Ilich. Cioè, qual è la questione? Che Ivan dice, io sto vivendo la cosa più grande nella mia vita, che è il passaggio del morire, voglio viverlo da protagonista. Ho il diritto di viverlo da protagonista, ho il diritto di essere aiutato. Perché io voglio che la mia morte sia la mia morte. Così come la mia vita avrebbe potuto essere la mia vita e non sono stato tanto capace, adesso la riscatto.
Se nella vita mi sono limitato a cercare il compiacimento di chi mi stava attorno, adesso voglio essere protagonista. Voglio la verità. Io sto morendo. È enormemente liberante quando c'è la possibilità, purtroppo non si muore sempre così, non si muore sempre a letto accompagnati dalle persone che ci amano, purtroppo ci sono morti più improvvise, più drammatiche, ma quando è possibile, parliamone del morire. Diciamoci che moriamo. Noi moriremo. Noi stiamo già morendo. Noi stiamo già morendo. E questo può essere una straordinaria avventura. Peter Pan. E lo so, poi uno dice, certo, sei sano, sei pure grasso, ma è facile dirlo adesso. E che vi devo dire? Io però, è quello che ho imparato. E che dovrò ancora imparare, certo, quando mi ammalerò e quando morirò, e siamo tutti sulla stessa soglia. Però per il fatto che uno non sa come vivrà la sua morte, deve astenersi dal parlare della morte. Aiutiamoci, ragazzi, aiutiamoci. Perché non parlare della morte non ci aiuta a vivere, eh? Vedeva che nessuno provava compassione per lui, perché nessuno voleva nemmeno comprendere la sua situazione. Il solo Gerasim comprendeva questa situazione e aveva compassione di lui. E perciò Ivan Ilic stava bene soltanto con Gerasim. Stava bene. Quando Gerasim, a volte per intere nottate di fila, gli teneva le gambe e non voleva andare a dormire, diceva: non vi preoccupate, Ivan Ilic, farò sempre in tempo a dormire. O quando all'improvviso, passando al tu, soggiungeva: se non eri ammalato, vabbè, ma così, perché non dovrei farlo? Il solo Gerasim non mentiva. Da tutto si vedeva che lui solo capiva quale fosse la questione e non riteneva opportuno nasconderlo, ma semplicemente provava compassione per il barin, per il padrone. Debole, insecchito, glielo aveva persino detto apertamente una volta che Ivan Ilic voleva mandarlo via. Ma tutti moriremo, perché non darci un po' da fare? Aveva detto, significando in tal modo che egli non si stancava di quella sua fatica proprio perché la sopportava per un uomo morente e sperava che anche per lui qualcuno a suo tempo avrebbe sopportato la stessa fatica. Allora vorrei concludere questo lungo punto, tralascio tutto il resto, richiamando quella scena che ogni tanto cito di I Giardini dell'Eden, questo bel film di Alessandro Dalatri, un film del 98, dove Alessandro Dalatri si avventura a perlustrare, per così dire, gli anni oscuri della vita di Gesù, gli anni oscuri, cioè quelli che precedono il suo inizio del ministero pubblico, no? Quegli anni di cui i Vangeli non dicono sostanzialmente nulla, e quindi Alessandro Dalatri affronta questa domanda: ma chi sarà stato Gesù negli anni dell'infanzia, della giovinezza? E c'è una scena meravigliosa, un film lento, come è lenta la vita di un giudeo del primo secolo, ovviamente, molto poetico in alcuni passaggi. C'è una scena che mi piace tanto, che vi racconto adesso, che è quella dell'incontro col Satana, no? Questo rabbino Galileo, questo Gesù che cammina e ogni tanto si vede seguito a distanza da questa figura improbabile, questo vecchietto un po' bavoso che si muove tutto dinoccolato, tutto scomposto, dice cose, delle filastrocche incomprensibili, vestito di nero, brutto. Insomma, ci vuole del tempo prima di capire che probabilmente è il demonio che lo segue, ma gli sta alla larga. E Gesù è un po' infastidito da questa roba. A un certo punto entra nel deserto e decide di farsene raggiungere. Si siede nel deserto e attende. E quindi finalmente il demonio lo raggiunge. E allora Gesù lo attacca e cominciano ad avvinghiarsi, cominciano a rotolare nella polvere, ci sono questi tamburi che battono. Cioè... E l'immagine successiva, immediatamente successiva, notturna se ricordo bene, ma non sono sicuro perché tanti anni fa l'ho vista, è di Gesù seduto
c'è una musica che accompagna questo momento molto dolce, il demonio che ha appoggiato la testa sulle ginocchia di Gesù e Gesù che sta cantando questa specie di ninna nanna lo accarezza. Penso che sia una straordinaria immagine per dire che cos'è l'inferno. È il desiderio del nemico di tornare a casa, del demonio di tornare a casa, di accogliere l'abbraccio, no? L'abbraccio di luce dal fondo dell'orrore, dal fondo delle tenebre. Il Satana, il grande divisore, ha una sconfinata nostalgia dell'amore, ma è bloccato dal suo irredimibile orgoglio. È il dissidio lancinante tra il suo desiderio lancinante di tornare a casa e il suo orgoglio che gli fa dire no. E lì vediamo la scena in cui invece per una volta il nemico si consegna all'abbraccio. Kurz di questo ha desiderio, ma troverà il modo, si consegnerà alla sua nostalgia della luce, lui che è abitato nel cuore della tenebra. Entriamo nella lettura del secondo passaggio. Kurz si presentava come una voce. Chi parla di lui è uno dei personaggi che l'ha conosciuto. È morto, mormorò l'altro, estremamente colpito. Non c'è alcun dubbio, dissi, tirando come un matto un laccio delle scarpe. E a proposito, penso che a questo punto sarà morto anche il signor Kurz. Per il momento era questo il pensiero dominante, con un senso di delusione estrema, come se avessi scoperto di aver fatto tanti sforzi per arrivare a una cosa priva di senso. Non sarei stato più disgustato se avessi fatto tutto quel viaggio al solo scopo di parlare col signor Kurz, parlare col... Gettai in acqua una scarpa e mi resi conto che era proprio questo che avevo atteso con ansia, una chiacchierata con Kurz. E fu strano scoprire che non avevo mai pensato a lui nell'atto di agire, capite? Ma solo in quello di conversare. Non dissi a me stesso, ora non lo vedrò mai più, o ora non gli stringerò mai la mano, ma ora non lo sentirò mai parlare. L'uomo, insomma, si presentava come una voce, anche se ovviamente non mancavo di collegarlo a qualche forma d'azione. Non mi avevano forse raccontato, in tutti i toni dell'invidia e dell'ammirazione, che aveva raccolto, barattato, truffato o rubato più avorio lui che tutti gli altri agenti messi assieme? Ma non era questo il punto. Il punto era nel suo essere una creatura di qualità e nel fatto che di tutti i suoi doni, quello che spiccava in modo preminente e che si portava appresso il senso di una presenza reale, era la capacità di parlare. Le parole, il dono dell'espressione, il più stupefacente e il più illuminante, il più nobile e il più spregevole, il flusso pulsante della luce o il rivolo ingannevole dal cuore di una tenebra impenetrabile. Anche l'altra scarpa volò in quel dio diavolo di un fiume. Pensai, per Giove è finito tutto. Siamo arrivati troppo tardi. Lui è sparito. Il dono è sparito. Per colpa di una lancia o di una freccia o di una mazza. Dopotutto non lo sentirò mai parlare. E il mio dispiacere raggiunse livelli emotivi esagerati, pari a quelli che avevo colto nell'ululante sofferenza di quei selvaggi nella boscaglia. In un certo senso non mi sarei sentito così desolatamente solo se fossi stato derubato di una fede o se nella vita avessi mancato al mio destino.
Sì, confermo che ci vogliono delle esperienze critiche per imparare, per avere delle rivelazioni. Se uno rischia di morire quasi congelato, la volta prima, la volta dopo tiene il cappotto. Meglio sudare che morire di freddo, perché di sudore insomma ne muoiono pochi, ma di freddo ne si può morire più facilmente. Quindi confermo questa cosa, ma appunto lo conferma la letteratura, lo conferma la Sacra Scrittura. È nel momento in cui Marlowe accompagna la crisi finale di Kurtz che anche per lui si rivela una triste verità. Questa pagina che è stata letta appena adesso racconta una disillusione. Il grand'uomo, la voce mirabile, l'eloquente, no? Tutto quel fascino e quell'interesse che aveva quasi costretto Marlowe ad affrontare l'avventura di risalire il fiume verso il cuore di tenebra, nella speranza di un incontro straordinario, adesso viene raccontato come una disillusione. L'uomo, insomma, si presentava come una voce, eppure due volte Marlowe dice: non lo sentirò mai parlare. Com'è possibile che l'uomo, che è la voce, che è una voce, poi non lo senti parlare? Può esserci una voce che non è parola, che non parla? E qui continua a dire, no? La capacità di parlare, le parole, il dono dell'espressione, il più stupefacente, il più illuminante, il più nobile, il più spregevole, il flusso pulsante della luce o il rivolo ingannevole del cuore di una tenebra impenetrabile. Ma di che cosa parlava sta voce? Non lo sentirò mai parlare. È quell'esperienza del vuoto di cui appunto ci ha raccontato in molti modi Paolo un attimo fa. E la disillusione per Marlowe si presenta, sì, è descritta così: desolatamente solo, derubato di una fede, mancato al mio destino. Sono tre modi per descrivere il fallimento. Allora qui c'è un tema che viene appunto, no, simbolicamente, narrativamente, parabolicamente raccontato da Conrad, ed è il tema del rapporto tra la voce e la parola. O se volete, detto in un altro modo, tra il significato e il senso. I significati si possono decodificare facilmente in una frase, ma la cosa decisiva è capire il senso di quei significati. Come dice un mio amico filosofo che insegna all'università, dice: sai, se tu dici a una studentessa, magari appena prima dell'esame, stasera ceniamo insieme, e lei facilmente ti dice: ma in che senso? Tu puoi sempre dire: stasera ceniamo insieme. Facile, no? I significati sono chiari. Sì, ma qual è il senso? A che cosa alludono questi significati? Dove vogliono condurre? Ecco, tutto il nostro lavoro è sul senso. Le parole sono quelle, possono essere rivelatrici, possono essere vuote.
possono essere semplicemente descrittive, possono essere allusive. Quindi possiamo dire una voce, no, è caratterizzata da ciò che dice e perciò c'è voce e voce. C'è chi dice delle gran balle raccontando che bisogna andare in Congo a cambiare i costumi dei selvaggi e uno dice sì, ma in che senso? E il senso sta nella postilla, sterminate quei bruti. Hai capito? Era tutta un'altra cosa. Oppure c'è chi dice o ha creduto che bisognava andare a dare una mano ai paesi in via di sviluppo e ci ha dedicato una vita con tanto amore e alla fine è ritornato e ha raccontato che da quei bruti ha imparato molto di più di quanto non avesse appreso nella civilissima Europa. C'è voce e voce. C'è una voce che inganna e c'è una voce che rivela. C'è una voce che è espressione di un odio, anche se si ammanta di altre intenzioni e dichiara altre intenzioni, e c'è una voce invece che nasce dall'amore, dall'amore profondo per la vita altrui. Occorre discernimento. Nel momento della crisi, così comincia raccontando il libro dell'Apocalisse, le chiese sono sottoposte alla persecuzione, nel momento della crisi c'è la rivelazione, cioè l'Apocalisse. Apocalisse, sapete, vuol dire rivelazione, non vuol dire casino, vuol dire rivelazione. Ed è interessante che il libro dell'Apocalisse cominci così, non raccontando quanto è cattivo il mondo, ma dicendo alle chiese, sette lettere vengono inviate alle sette chiese, per dire ragazzi, prima cosa da fare quando c'è la crisi non è di dire no che il mondo è cattivo, quella roba lì la capiamo tutti e anche abbastanza in fretta. Cioè, come dire, un po' l'ovvio. La prima cosa da fare è capire come la crisi sveli, riveli le nostre mancanze. Le nostre mancanze. Sembra un po' crudele quella prima parte del libro dell'Apocalisse. Dice, ma poverini, hai detto, no, tu profeta Giovanni che parli, che è quello che ti dice cosa devi dire, il libro da aprire, i sigilli, le cose. Tu che sei mandato a parlare a delle chiese che sono sottoposte alla fatica della persecuzione, no, gli dici i loro difetti. Cioè... Ma appunto questa è la grazia del momento disgraziato della persecuzione. Certo, poi Apocalisse si interroga e dice sì, ma qual è la radice di questa persecuzione? Da dove viene l'odio? Da dove viene la distruzione? Da dove viene? Da dove vengono tutte quelle costruzioni tenebrose che apparentemente raccontano una storia, ma poi ne rivelano e ne fanno vivere un'altra. Dice così il capitolo 13 di Apocalisse. Nel capitolo 12 Giovanni ha raccontato che c'è un drago. E questo drago, alla fine del capitolo 12, è lì appostato sulla riva del mare. E al capitolo 13 dice, vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo.
La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa? È invincibile. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome, la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua, nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. Chi ha orecchie ascolti. Colui che deve andare in prigionia vada in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi. E vidi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti a adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. E le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Adesso non ci interessa entrare nei dettagli di questo linguaggio cifrato, il cui riferimento però è chiaro. Giovanni si sta riferendo all'impero romano, alla superbia di questo potere che si vuole mondiale, globale, totale, che assoggetta e che non esita a usare i mezzi della seduzione e insieme della paura. La prima e la seconda bestia ricevono dal drago e si passano a vicenda la forza, il trono, il potere. E questo purtroppo suscita la nostra ammirazione. Ammirazione che la bestia usa per sottomettere
Il marchio di cui si parla alla fine del testo è il segno che veniva imposto allo schiavo. Il marchio è il segno, il simbolo dell'assoggettamento. Nel drago, nella prima bestia e nella seconda bestia non c'è traccia di amore. C'è solo la ricerca del potere e dell'affermazione di sé. Attenzione, un'affermazione di sé che non ha scopo altro se non l'affermazione di sé, a costo di distruggere. Poi certo c'è la trovata geniale, no? Dice, sembrava colpita a morte, uè, è risuscitata. Perché non è solo vero che è morto un papa, se ne fa un altro, è anche vero che è morto un imperatore, se ne fa un altro. E il libro dell'Esodo parla del faraone senza mai dargli un nome, perché un faraone vale l'altro. Continuano a fare i faraoni. E cioè Dio in terra, la divinizzazione del potere. Perché cosa? Boh, questa cosa è devastante, è distruttiva. Sì, beh, poi il turismo, no, ha potuto avere dei vantaggi dalla costruzione delle piramidi. Ecco, cioè, adesso uno dice, beh, andiamo a vedere le piramidi. Bello, sì, sì, no, per carità. Ecco. Però, che cosa siano costati questi manufatti? Fatti da chi? Fatti perché? Al prezzo di quante vite? Ecco, ma la cosa più insidiosa, che non ci fa mai pensare al perché, al contenuto, allo scopo, ma che ci fa restare ammirati semplicemente davanti all'immagine, al fulgore, all'affermazione della bestia, è questo, che si ammanta di un'aura religiosa. Tutti la adorano, dice Apocalisse. La bestia chiede adorazione. Del resto, appunto, sembra invincibile, sembra immortale, e poi, ragazzi, fa parlare le statue. Parliamone, cioè una roba, no? Si è mai visto? Nerone si era fatto costruire sto statuone, no? Nerone, per lui, insomma, ad Alessandria d'Egitto, che era una roba, la vedevi a chilometri di distanza, no? Oh, una cosa straordinaria. Anche noi abbiamo fatto, no, il San Carlone ad Arona, no? Ecco, cioè, però la proporzione è un po' minore, ecco, è un po' minore. Però anche lì uno ci pensa e dice, ma cos'è sto delirio? Ma cos'è sto delirio? Bello, grande, no? La cosa straordinaria è che la seconda bestia dice che sembra un agnello. E lì ti viene il brivido. Dici, oh cavolo, si confonderà mica col mio Gesù, eh? È un agnello. Come faccio a riconoscere? No, perché sapete, ci sono dei potenti di questo mondo che dicono che si stanno sacrificando per il nostro bene, eh? Cioè sembrano degli agnelli immolati, proprio sacrificali. Dicevo, oh, ma ragazzi, ma io tutto il giorno e anche di notte penso a voi, al vostro bene, al vostro benessere. Non so più cosa fare per voi. E tu ti commuovi e dici, ma guarda, quello lì, ma chi glielo fa fare, no? Che potrebbe fare altro nella vita? Potrebbe? Non lo so.
ma comunque dicono così. Sembrano l'agnello. Ma dice Giovanni, attento, devi aspettare quando aprono la bocca, perché la voce è inconfondibilmente quella del drago. È lì che si tradiscono, perché la voce è quella del drago. Mentre, Apocalisse 14, la voce dell'agnello ha un altro tono, è un'altra cosa. E vidi, ecco, l'agnello in piedi sul monte Sion e insieme a lui 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. E udii una voce che veniva dal cielo come un fragore di grandi acque e come un rimbombo forte di tuono. La voce che udii era come quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro cetre. Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E nessuno poteva comprendere quel canto se non i 144.000, i redenti della terra. Cioè, all'inizio può sembrare che l'agnello parla come il drago, l'agnello Gesù, perché c'è un fragore, c'è un tuono. Ma è come quando sei al campeggio in montagna, no? Che c'è quel torrente che alla sera quando sei in tenda dici, ma quando è che smette? No, questo non smette perché continua, no? E poi a un certo punto dentro questo rumore comincia a sentire delle canzoni. Non vi è mai capitato? Ditemi di sì, perché è una vita che ho il timore di aver avuto delle allucinazioni. Se voi mi dite sì, è capitato anche, fate finta, anche se non è vero, datemi una rassicurazione, così questa notte dormo tranquillo, perché ho anche una acufena, no? E qualche volta vado a letto, sento, allora mi concentro e quel lo faccio diventare un coro. E funziona, si riesce. Cioè, c'è un'armonia, Nella voce dell'agnello c'è un'armonia, c'è un canto, c'è una gentilezza, c'è creazione di senso, c'è bellezza. Il canto è nuovo, inaudito, ancora mai ascoltato. E è nuovo e rinnova chi lo ascolta. Tanto che poi gli altri lo vedono e dice, ma tu chi sei? Sembri un po' strano, Sembri venuto da un altro pianeta. Non sono venuto da un altro pianeta. Siete voi che siete persi dietro un'altra voce, che vi ha fatto smarrire la vostra umanità, la bellezza della vostra umanità. Allora la questione è di capire, di discernere questa voce, perché è la voce che ci consente, poi leggerete perché i testi che vi propongo da Giovanni 3, da Giovanni 10, no, vado subito a questo, no? Cioè dice Gesù nel capitolo 10 di Giovanni che le pecore ascoltano la sua voce e la voce degli altri non l'ascoltano. Perché gli altri, attenzione, sono draghi o bestie o ladri o farabutti che vogliono incantare le pecore per poi mangiarsele o ucciderle oppure abbandonarle nel momento del pericolo. Mentre Gesù no. E allora io mentre preparavo questa cosa dicevo, scusa Gesù, ma noi com'è che facciamo a capire che la tua voce non è la voce di un altro? No? E Gesù mi ha risposto, non è vero, cioè per dire, no? Però se si dice così che fa un po' figo anche, no? E Gesù mi ha risposto e mi ha detto, ma Luca, ma tu stai preparando questo incontro leggendo il mio Vangelo, quella è la mia voce. Quella è la mia voce. Ecco, per riconoscere la voce di Gesù tra mille,
tra mille voci che ci blandiscono o ci terrorizzano per possederci? Per riconoscere la voce di Gesù che ci scrive sulla fronte, ci scrive, non ci marchia, ci scrive sulla fronte il nome del Padre grazie al nome del Figlio, dobbiamo leggere la Sacra Scrittura. Dobbiamo leggere e rileggere il Vangelo. Dobbiamo farlo insieme. E però dobbiamo farlo anche assumendoci una responsabilità, perché il Vangelo, come anche il romanzo di Conrad, come anche tutti i testi che mirabilmente la sapienza di Paolo Aliata ci ha squadernato davanti, ecco, sono scritti. E lo scritto non ha voce. La voce gliela dà un buon lettore, un buon interprete, uno cioè che cerca in ciò che è reso inerte e muto sulla carta scritta di ridare vita, spirito a quello che legge. Insomma, di far udire ancora e ancora il vento, il respiro nascosto, sovente nascosto, che però ci sono dei bravi cacciatori che stanano qui, là, e come lo stanano questo respiro e questo spirito, facendoci capire che è inconfondibilmente collegato a quello di Gesù. E riescono a capire che lì c'è una traccia di Gesù perché conoscono Gesù. Non c'è un altro modo. Non c'è un altro modo. Conoscono Gesù perché leggono e rileggono la sua parola, la leggono e la rileggono nella fraternità e nella sororità della comunità cristiana, ma la leggono e la rileggono restituendo a questa parola la sua voce. La sua voce, cioè prendendosi la responsabilità di dire, per esempio, quando Gesù dice è inevitabile che avvengano scandali, come l'ha detta sta frase Gesù? È inevitabile che avvengano scandali, è inevitabile che avvengano scandali, oppure è inevitabile. È tristemente, è dolorosamente inevitabile che avvengano scandali. Sono tre cose diverse. E la prima che ho detto, e un po' la seconda, l'ho detta con la voce del drago, non con la voce del Figlio, non con la voce dell'agnello. Si possono leggere le parole dell'agnello immolato, ai noi, qualche volta, con il tono della voce del drago. Dovremo richiamarci continuamente alla vigilanza su questo punto, perché si può pericolosamente assomigliare, pur usando le parole cristiane, alla voce della bestia. Ecco, credo che questi incontri abbiano, non ultimo, anzi forse tra le prime intenzioni profonde e belle e fruttuose, quello di allenarci al tono giusto, sempre ricercato, sempre riarmonizzato, perché spesso si scorda, no? Quindi la devi rimettere a posto, ma al tono giusto, all'intonazione della voce dell'agnello. Questa è l'unica voce, rimanere nella quale, dimorare nella quale ci può strappare alla tenebra. E ci può promettere questo, che anche quando la nostra vita sarà circondata dal buio, il buio, la tenebra, non potrà più entrarci nel cuore.
Magari ci penetrerà un po', ci inquieterà, ma non potrà rubarci il cuore, non potrà insediarsi al centro di noi. Bene, è anche il mio augurio per me e per voi. Bene, concludiamo qui. Purtroppo Alessandro ha preparato il terzo passaggio, ma è lunghetto e ho pietà di voi. E ringraziamo Alessandro di averci allora prestato la voce e di prestarcela sempre lui e Patricia per le nostre letture. Ringraziamo tanto Luca che ci ha accompagnato in queste due serate, facciamo un applauso per ringraziarlo. Io credo che